Istruzione e ricerca è il binomio perfetto per la ripartenza, basata su una strategia che punta sia sull'ampliamento delle competenze quanto sul potenziamento delle infrastrutture scolastiche. E la prima a ripartire in Abruzzo, grazie ai fondi del PNR, sarà la provincia di Teramo. 170 milioni di euro, oltre i 54 già stanziati, un'operazione senza precedenti. La scuola diventa così protagonista nel piano nazionale di ripresa e resilienza, un'occasione unica di crescita. Se ne è parlato nel corso di un seminario che si è svolto a Teramo all'Istituto Tecnico Carlo Forti, alla presenza del commissario per la ricostruzione Giovanni Legnini e del capo di gabinetto del Ministero dell'Istruzione Luigi Fiorentino. L'incontro è stato organizzato dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo in collaborazione con la Diocesi di Teramo Atri. In provincia di Teramo sono previsti investimenti molto importanti, sono circa 54 milioni già stanziati con le ordinanze ordinarie in deroga, altri 170 circa saranno recati nell'ordinanza speciale, una cifra ben superiore, riguarderà l'intero territorio regionale e l'intero cratere, impegneremo circa 600 milioni di euro. Voglio spiegare meglio, noi stiamo completando il finanziamento della ricostruzione, del recupero o della costruzione di nuove scuole in sostituzione di quelle non adeguabili sismicamente, mancanti rispetto alla programmazione di questi 5 anni. In totale nelle 4 regioni, nei 500 comuni del cratere e fuori cratere, interverremo su circa 450 scuole. È un'operazione senza precedenti per entità, per rilevanza, e noi vorremmo anche, per il rispetto dei criteri di sicurezza e di qualità della ricostruzione. Il seminario dal titolo Ripartiamo insieme dalla scuola con il PNRR per la crescita educativa del territorio ha visto la partecipazione dei dirigenti scolastici, dei sindaci del territorio, l'università e il prefetto di Teramo. Il vescovo Lorenzo Leuzzi ha invece focalizzato il suo intervento sul cammino educativo degli adolescenti. Credo che sia il punto di partenza, soprattutto in questo momento in cui le famiglie hanno bisogno di sostegno e la scuola può svolgere un grande ruolo insieme con la Chiesa, con tutte le realtà educative, penso anche al mondo dello sport, al mondo della sanità. Ecco, tutti insieme siamo chiamati a vivere una grande esperienza di sostegno educativo.